Buongiorno, principessa. Come Hai perso la scarpetta? Perché ce ne so tanto. Quando sono arrivato qui non avevo la barba. Allora, che cosa gli dirai? Vedrò sul momento. Ricordati che cosa ha detto tua madre. Te che è tornato dall'America, una cosa così. Veramente Oslo non è in America, ma ti interessa o no andare? Sai quanto me ne frega io dove sia Oslo e che cazzo faccia lui? Ci sto andando solo perché me l'ha detto mia madre. Non parlare così. Tu risolvi con lui e il cerchio si chiuderà. Riccardo. Dai, aprimi. C'è un freddo porco. Ho preso anche l'influenza suina. E comunque Oslo non è come la raccontano, eh? Sì, ci sono cesse dappertutto. Solamente una se ne salva. Allora, questo caffè sta aspettando il corriere. E ovviamente io. Sì, è molto interessante. E poi lì sono proprio gentili, eh? Mi si è avvicinato un tizio e mi ha detto: "Ti faccio scopare come un toro." Sì, come l'ombrico. Allora, questo caffè. Se ti sposti. E comunque, cosa ne vuoi capire? Che quella era lì a leggermi il moccolo con la ragazza che era tutta hot. Ma tu cosa ne capisci, su? Ma dimmi piuttosto, ma stai ancora lavorando in quel cazzo di locale? Che c'è una puzza di merda in quel posto che non ho idea di come fai a lavorarci. Sì, è poco, ma guadagno. Tu invece cosa fai? Ti sbagassi in puttane. Vabbè, perché tu i soldi di mamma non li hai mai presi, vero? E poi comunque i miei sono viaggi di istruzione. Sì, atto mio. Sempre meglio di te che ti fai gli assoli di tromba. Beh, c'è altro. Capito, che cazzo mi ha E chi cazzo ti ha cercato? detto? Ma ha detto mamma di cercare. Oh, e tu che cosa fai? Tutto quello che ti chiede mammina. Ah, e tu non lo fai mai, vero? Io se non altro sono cresciuto, sono andato avanti. Non è che sono rimasto qua come te a farmi la muffa. Sai che c'è? Vaffanculo. Mi ha rotto il cazzo con queste stronzate. Sempre a parlare dei cazzi tu. Ah, va, guarda. Com'è andato? Lascia stare, sempre la solita merda. Tu non sai che cosa stai facendo. So che però mi sono tolto un peso. Sei sicuro fosse un peso? Puoi scherzare. La solita rottura di coglioni, guarda. Contento tu? Sì, sono proprio contento. Grazie.
porte dell'inferno si sono aperte. Ecco la stronza. Ah, buonasera, proprio a te stavo pensando. Vieni qui che ho da darti una cosa. Cazzo vuoi da me? Vieni su, te la lancio dalla finestra. Penso che stia parlando dell'orologio. Ok. Lasciate ogni speranza voi che entrate! E non ti ci metto anche tu adesso. Oh mio Dio, adesso parli anche da solo. Sì. Sono mesi con questo orologio qui in casa. Non muovo il culo neanche per le cose che tieni. Ma non ti danno questo orologio e chiudiamo l'acqua. Abbiamo già chiuso, bello, non ricordi? Che palle, dai, muoviti! No, scusa, ma quella è la camicia di Valentino che ti ho regalato. Su, avanti, ridammela. Stai scherzando? Cosa dovrei uscire fuori, senza? Se permetti, questo è un regalo. Sì, ma tu non vali 200 euro. E poi regali, non avevo mosso il culo per farmene uno. Su, avanti. Tu sei malata. Hai veramente dei problemi, fidati. Va a farti curare. Muoviti, forza! No, ma che cazzo stai facendo? La volevo dare a Francesco. Stronzo, bastardo, cazzo, vattene! Vattene! Sai quanto me ne frega? E poi chi cazzo è questo qua? Fatti i cazzi tuoi, adesso vedi! Lo vedi questo? Beh. Un vero signore! Lascia stare, avevo dovuto mandarci a fanculo tempo fa. E perché non l'hai fatto? Dov'è il tuo onore? Dov'è il tuo coraggio? L'amor proprio? L'amor proprio c'era uno con ancora la camicia addosso, che cazzo. Che palle. Zitto, zitto, zitto. Pronto? Ehi, tesoro. Senti, stavo pensando, hai qualcosa da fare oggi? Volevo sapere se ti andava di venire da me. Sì, va bene, però non sono proprio vicinissima adesso. Va bene, ti aspetto. Ti aspetto, Passerotto. Passerotto. Pensa che quelle che fumavo prima erano ancora peggio. Ma perché a te piace la roba forte? Dammi un altro colpo così e a te non ci si vede più. Ma perché devi essere così volgare con me? Perché non dovrei essere volgare con te? Adesso non te la tirare troppo. A proposito di tirarsela, oggi ho visto la mia ex. Ah, la tua ex. Quella puttana. Hai detto che non l'avresti più vista? Sì. Sì, un cazzo. E lei non te l'ha data e quindi vieni da me. Ma veramente... Ma veramente sei un bastardo, come tutti gli altri uomini. Sono stata una stupida, una cogliona. Pensare potesse essere qualcosa di serio. Ma mi hai preso per una troia. Che giornata di merda. Ecco, appunto, vattene. Sì, me ne sto andando. Non ho detto vattene. Oh. Vattene. Oh, aspetta. Vattene. La mia roba. Questa è Sparta! No, questa è merda. Ma dopo tutto te la sei gestita a cazzo questa situazione. Sì, lo so. Se tu fossi un signore, faresti il signore. Cosa? Vabbè, dai, risolverai domani. Dopotutto domani è un altro giorno.